Seconda parte della nostra miniserie dedicata all'anniversario delle esplosioni atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Vedete alle mie spalle lo sfondo che noi utilizziamo ormai da un po' di tempo per le storie a carattere navale. E vi domanderete cosa c'entra tutto ciò con le bombe. Lo scoprirete adesso. La nostra storia inizia il 26 luglio del 1945, dieci giorni dopo il Trinity Test di Alamogordo, di cui abbiamo parlato nella prima parte ed inizia con due eventi contemporanea. Uno è una sorta di conferenza stampa, l'altro è l'arrivo di una nave in un atollo del Pacifico. Partiamo dalla conferenza stampa. Viene organizzata dall'ammiraglio Kantaro Suzuki, il primo ministro del Giappone, nel pomeriggio del 26 luglio del 1945 una conferenza stampa per annunciare la risposta dell'impero del Sollevante alla dichiarazione di posta, il documento redatto dagli alleati che chiede la resa incondizionata delle forze nipponiche, la ridefinizione della società interna giapponese con abolizione dei privilegi e l'apertura alle libertà individuali e infine il ridimensionamento dell'impero all'arcipelago e a poche ulteriori isole. Suzuki legge una nota. Una nota che recita, per quanto riguarda il governo imperiale, esso non dà alcun peso o valore al documento che ci è stato fatto pervenire. Non vi è altro da fare che ignorarlo completamente e al contempo battersi con risoltezza per una vittoriosa conclusione del conflitto. Sono parole di circostanza, sono parole che non fotografano la realtà. Il Giappone è in ritirata ormai da un anno e mezzo su tutto il fronte del Pacifico. Ha perso quasi tutta la flotta, che era il nervo delle proprie forze armate. Le forze aeree e aeronavali non esistono. Esistono quasi più. L'esercito è impelagato sempre in una guerra di logoramento in Cina, ma sta perdendo posizioni ovunque. Ciò che l'ammiraglio Suzuki ignora è che, mentre sta parlando alla stampa a Tokyo, a parecchie miglia di distanza, a Tinian, una nave americana sta sbarcando l'ordigno più spaventoso mai realizzato. Il viaggio della USS Indianapolis, un incrociatore pesante da Hunter's Point sino alle Marianne Settentrionali, era iniziato dieci giorni prima, subito dopo il successo del Trinity Test nel deserto. Riparata in cantiere dopo i danni subiti in primavera durante l'assalto ad Okinawa, la nave aveva ricevuto l'incarico di trasportare i componenti di Little Boy, il nome in codice dato dagli scienziati al primo ordigno atomico da utilizzare sul campo. La cura per il trasporto era stata tale da depositare il meccanismo di innesco in un contenitore foderato di piombo imbullonato all'interno del lager dell'idrovolante di bordo della nave mentre la capsula di uranio 235 il materiale fissile della bomba era stata inserita in un altro baule piombato custodito all'interno della cabina per gli ospiti della nave. Mantenendo una media di 29 nodi l'incrociatore era giunto a Pearl per uno scalo tecnico e aveva successivamente navigato per una intera settimana senza scorta, arrivando a destinazione per consegnare il proprio carico agli scienziati e agli aviatori incaricati di utilizzare la bomba. Sull'isola, a Tinian, riconquistata dagli alleati un anno prima e trasformata in una base aerea di primo piano, era già stata predisposta la struttura di contenimento preventivo per Lidalboy, una fossa in cemento armato in cui custodire l'ordigno sino al giorno del definitivo impiego. La sera del 26 luglio. Il presidente Truman decide di rendere nota alla popolazione americana la dichiarazione di Porstan: nonostante fossero già stati predisposti dei piani per l'invasione di Hokkaido e delle altre tre isole maggiori dell'arcipelago, l'inquilino della Casa Bianca sapeva da tempo che difficilmente i giapponesi avrebbero accettato una resa senza condizioni. I rapporti inviati dal Pacifico, che raccontavano contovizia, minuzia di particolari e sommo orrore dei suicidi di massa, tanto dei militari quanto dei civili di fronte all'avanzata statunitense che arrivano al grado di fanatismo raggiunto dalle forze nipponiche. Per il soldato giapponese Tipo, l'alternativa alla vittoria era la morte in battaglia. Rese e prigionia erano ritenute condotte disonorevoli, un peccato mortale agli occhi della propria famiglia, della nazione e dell'imperatore, che d'altronde per i giapponesi era un dio personificato. Truman non si faceva illusioni sulla risposta dell'amico già sapeva che nel giro di qualche giorno quella bomba avrebbe trovato impiego operativo. E quando a Pennsylvania Avenue arriva la dichiarazione dell'ammiraglio Suzuki è anche in via libera per Nidodboe, a Tinian nel frattempo la squadra di scienziati si è già messa all'opera. Per non correre rischi, la bomba ha viaggiato completamente smontata e accompagnata da quattro degli otto involucri realizzati appositamente, ideati anche per effettuare dei test inerti nei giorni successivi il colonnello paul tibet comandante designato della missione effettua varie prove di bombardamento in mare sganciando tre preassemblaggi inerti al fine di testare ogni singolo dettaglio dell'operazione nulla viene lasciato al caso per evitare un'esplosione accidentale in fase di decollo equipaggio ed equip scientifica decidono di mantenere separati l'ordigno e i Quattro sacchetti di polvere di cordite destinati a fungere da detonatore dell'Inglesco, istruendo quindi gli avieri a compiere in volo la delicata manovra di armamento della bomba. Nonostante le prove Tibet abbia usato spesso un B-29 Superfortress, designato con il nomignolo di Jabit III, per lo sgancio sull'obiettivo è stato prescelto un altro B-29 che porta un curioso nome, quello di Enola Gay, datogli dal comandante dello squadrone in omaggio alla propria madre. Sarà proprio e non la gay a effettuare il test di prova generale il 29 luglio a largo di Tilian e a decollare otto giorni dopo con destinazione Hiroshima. Dell'estrema segretezza della missione ne farà le spese proprio la USS Indianapolis. Perché arrivata a Tilian, il suo compito è esaurito e ripartita da lì. Per un veloce trasferimento dalla vicina Guam, viene ordinato alla nave di spostarsi a Leyte. E di ricongiungersi alla Task Force 59 dell'ammiraglio McCormick. Ma lungo la rotta seguita dell'incrociatore, che è ancora privo di una scorta, il cacciatorpediniere USS Underhill è stato affondato un giorno prima senza che l'informazione sia stata divulgata. Ebbene l'Indianapolis cade vittima di un agguato da parte del sommergibile giapponese I-58, il cui comandante Mochizura Hashimoto decide di non utilizzare i siluri umani Kaiten, impiega invece la salva di ordini subacquei convenzionali. Non si fida dei Kaiten Hashimoto e non vuole sprecare vite preziose. Due di quei siluri colpiscono al fianco Causando una terribile esplosione e un rapido affondamento. Nella discesa verso il fondo del mare muoiono oltre 350 marinai. Di circa 800 sopravvissuti, appena 318 verranno salvati, e solo dopo la bellezza di 84 ore. Perché tutto ciò? Beh, è dovuto a un mix di fattori: distrazioni, segnali erronei, sottovalutazioni, il silenzio, la segretezza della missione. Tutto ciò condanna buona parte dell'equipaggio a morire in mare per tante cause diverse, una più orribile dell'altra. C'è chi muore per insolazione, colpi di sole, provocano deliri e poi la morte. Disidratazione, c'è chi non ce la fa, gli organi interni cedono e muore così. C'è chi prova a dissetarsi bevendo acqua salmastra, peggio ancora, si muove avvelenato. E poi ci sono gli squali. Gli squali che sono richiamati in zona dalle ferite, dal sangue, dal dibattersi in acqua dei marinai, arrivano a branchi e ogni tanto di giorno, ma ancora di più di notte, fanno sparire qualche marinaio nelle acque più buie, non si troverà più nulla. Quella vicenda ispirerà, dopo tanti anni, il regista Steven Spielberg per uno dei suoi film più celebri, Lo squalo. È una vicenda terribile. Il salvataggio verrà reso possibile dall'avvistamento quasi fortuito da parte di un aereo da ricognizione, che scorge parte delle scialuppe e dei canotti di salvataggio e dà l'allarme. Tra i sopravvissuti c'è anche il comandante dell'Indianapolis, il capitano di Vascello Charles Butler McVeigh III. La guerra terminata, vera beffa, McVeigh sarà sottoposto a corte marziale con l'accusa di non aver fatto tutto il possibile per evitare il sicuramento. Verrà riconosciuto colpevole e rimosso dal servizio attivo, nonostante la testimonianza a suo favore al processo di alcuni sopravvissuti e dello stesso Hashimoto, che interviene spiegando le regole della guerra, spiegando che il capitano McVeigh ha fatto tutto il possibile e che non c'era nessun'altra alternativa. Occorrerà un intervento dell'ammiraglio Chester Nimitz per la riabilitazione di McVeigh, ma i familiari delle vittime dell'affondamento dell'Indianapolis non perdoneranno mai McVeigh monteranno contro di lui una feroce campagna d'opinione, lo bombarderanno di telefonate e di telegrammi, imputandogli la morte dei loro cari. McVeigh si suiciderà il 6 novembre del 1968, roso dei rimorsi e dalla paura di ciò che è stato in quelle buie acque. Ma il sacrificio postumo suo e di tanti marinai dell'Indianapolis servirà a porre fine alla guerra, ma a prezzo di altre vite, le vite di Hiroshima e di Nagasaki. Ma di questo parleremo nel prossimo video.